Sotto un bel sole si è conclusa domenica la terza edizione del campionato italiano giovanile duathlon che si è svolto presso l'autodromo Borzacchi di Magione. In mattinata hanno avuto luogo le gare delle staffette, mentre nel pomeriggio è stata la volta del campionato italiano, evento sportivo valevole per il titolo nazionale organizzato dalla Trasimeno Triathlon. In sintesi, nella giornata di domenica 14 aprile, ben 734 sono stati i concorrenti che hanno gareggiato nelle tre competizioni programmate dalla Federazione Italiana Triathlon. Il presidente del CONI Umbria, Domenico Ignozza, nell'arco della giornata è intervenuto per fare visita e complimentarsi con gli organizzatori e il presidente nazionale Riccardo Giubilei per il successo di partecipanti, oltre 2000, e per l'elevato numero di società, oltre 100, che da tutta Italia sono arrivate a Magione per competere alla conquista del titolo nazionale.